Eccoci qua, di nuovo. Ciao. Allora, bentornati sul canale. E Torino, saluta. Saluta chi ci segue. Allora, questa settimana vi volevo fare un video piuttosto breve perché vi faccio vedere un accessorio che ho comprato per il camper che secondo me bisogna avere, soprattutto quando facciamo degli spostamenti lunghi, quando stiamo fuori almeno una settimana, 5-6 giorni, anche di più ovviamente. E l'ho preso, non l'ho preso su Amazon stavolta, l'ho preso da Eurospin, pagato 17 euro, e ve lo mostro subito. Eccolo qui. Allora, dove vai? Rimani qua con me, tanto l'ho preso per te sto coso. Questo è un aspirapolvere portatile ricaricabile con la presa USB e dicono le istruzioni che una ricarica dura 20 minuti. Ora ve lo mostro. Ha il suo cestellino di raccolta, aspira alla grande, aspira alla grande, tu c'hai paura, eppure è normale, c'hai ragione. E dopo aver aspirato si rimette il tappo e in qualche modo si svita qui, ah eccolo qui, giusto, si svita questo qui, c'è il suo filtrino. Si svuota nella pattumiera, io vi consiglio sempre di usare il bicchierino, così non si perde eventuale polvere pure dalla bocchetta, magari col tempo non chiude più bene. C'è anche un accessorio che si può montare, è una prolunga, adesso riassembliamo il tutto, eccolo qua, così, eccolo qua, riassembliamo il tutto, c'è questa prolunga carina, figa, ecco qua. Questa prolunga, così arriviamo anche nei punti più nascosti. E niente, sai, quando uno va fuori per una settimana, 10 giorni, anche solo per 4-5 giorni, e c'ha un peloso come lui e qualche peletto lo perde, si fa la polvere in giro, può essere utile, insomma. Non è l'aspirapolvere di casa, però in emergenza, così teniamo pulito il più possibile anche dentro i nostri bei mezzi. Come vi ho detto, non costa niente, 17 euro, è una spesa che si poteva affrontare tranquillamente. Se vi è piaciuto il video, io vi invito come sempre a mettere un like, ad iscrivervi al canale, e se avete qualcosa da suggerire, per favore commentate, oppure mi scrivete in direct sul profilo Instagram del Dinosauro, così eventualmente nei prossimi argomenti che trattiamo mi date un po' di spunti e li aggiorniamo insieme. Grazie mille anche per averci seguito questa settimana. Ci vediamo alla prossima, sempre alle 20, sempre di lunedì, sempre sul Dinosauro, sempre in compagnia di questa bella bestiolina.